sport, spettacoli e street food, è tutto pronto per una nuova edizione di Pesaro Challenge, l'evento che si svolgerà dal 30 agosto all'1 settembre alla Palla di Pomodoro, ma anche in Viale Trieste e Baia Flaminia. Una manifestazione di successo realizzata grazie alla preziosa collaborazione con le società sportive del territorio. Oltre 40 sono le postazioni delle varie società sportive e delle discipline presenti. E grazie alla loro collaborazione, alla messa in rete di tante buone qualità e specialità che loro rappresentano sul territorio, sarà un'edizione davvero tutta da scoprire. All'insegna di uno slogan, mettiti in gioco, che porterà tutti, adulti e bambini, a girare nelle varie postazioni per poter provare la disciplina e avere un premio finale. Sarà possibile praticare sport in libertà, ma anche partecipare a lezioni e attività in un evento che unisce sport, divertimento e benessere. Diverse le discipline sportive presenti nel villaggio di Pesaro Challenge. Ce ne sono veramente tante, dalle più classiche calcio, basket, pallavolo, a quelle anche più di nicchia, ma comunque altrettanto importanti, perché permettono allo sport di raggiungere le famiglie, di raggiungere i bambini, di portare i bambini a fare attività motoria, rispettando anche uno stile di vita sano, migliore. Nel programma un torneo di basket, un torneo di racquetlon, ma anche urban plogging e un torneo di biliardino. Spazio anche ad attività extrasportive come la sfilata dei cani, prevista per venerdì 30 agosto. Non mancherà l'intrattenimento con spettacoli e musica dal vivo. Si parla di sport, ma non mancheranno anche momenti di intrattenimento, musica e tanto alto. Sì, quest'anno per la prima volta nella zona street food a Lungomare Nazario Sauro avremo la musica live tutte le sere dalle 19. L'abbiamo introdotto, così mangiando saremo ancora più in allegria. L'evento poi si sposterà a Valle Foglia nel weekend del 7 e 8 settembre, due giornate dedicate alla promozione dello sport con tante attività che si svolgeranno nelle aree antistanti il Pala di Onigi. È una manifestazione di successo, ma qual è il segreto? Tanto lavoro, no, tanto lavoro da parte nostra, ma sicuramente tanta fiducia che ci hanno dato gli sponsor, le istituzioni, le società sportive, tutte le persone che credono in noi. Senza di loro noi non potremmo fare una manifestazione del genere. È una manifestazione che occupa 3 giorni della nostra vita, di tutti quanti noi, in maniera completamente diversa, dove si vogliono dare alcuni valori, alcuni messaggi, ma soprattutto essere insieme.